Mark si trova sprovvisto di elementi per decidere quale corridoio prendere, ma l'istinto gli dice di andare a destra. Le pareti del corridoio sono rivestite fino al soffitto da pannelli di legno pregiato che danno all'ambiente un aspetto particolarmente raffinato. Numerose porte conducono a stanze che un tempo erano gli uffici della compagnia. Mark continua ad avanzare lungo il corridoio in penombra, guardandosi in giro alla ricerca di un'uscita. Il corridoio gira verso sinistra e dopo alcuni passi si trova davanti ad una porta completamente diversa da tutte le altre. È incassata nella parete e non ha né maniglie né serrature. Appoggiando un orecchio contro la misteriosa porta, Mark non sente nulla. Decidendo di non perdere altro tempo prezioso, Mark decide di ritornare nell'atrio. Ritornando nell'atrio, Mark nota che in fondo all'altro corridoio, il quale passa davanti ad alcuni uffici e a sale per conferenze, c'è un'ampia scalinata che conduce nel sotterraneo. Mark scende tre piani e si trova davanti all'entrata di un enorme ristorante in rovina, che occupa gran parte del piano. Nella penombra intravede una porta d'emergenza. Molto probabilmente collega la sala da pranzo con le cucine e, spinto dalla curiosità e dalla fame, inizia ad attraversare la sala diretto verso la misteriosa porta. Se la fortuna non lo ha abbandonato, forse riuscirà a trovare del cibo in scatola. Mark sta per aprire la porta quando sente un debole rumore, simile ad un colpo di tosse soffocato, provenire dalla cucina. Il ragazzo rimane immobile, impugna automaticamente la carabina ed alza lentamente la canna. Disinserisce la sicura mentre studia attentamente la sua prossima mossa. Mark tiene ben salda l'arma puntata contro la porta. «Esci di lì con le mani in alto!» Ma non ottiene nessuna risposta. Sta per urlare di nuovo quando una raffica di mitra rompe improvvisamente il silenzio. E sulla porta della cucina compaiono sei grossi fori. I micidiali proiettili lo sfiorano per pochi centimetri. Mark si butta a terra nel caso che il cecchino invisibile decida di sparare ancora, ma improvvisamente sente un rumore inquietante. Qualcuno si sta muovendo rapidamente in cucina e appena Mark pensa che sia abbastanza vicino, alza l'arma e spara una raffica di proiettili contro la porta. Un urlo straziante echeggia nella cucina e Mark sente il tonfo sordo di un corpo che cade pesantemente sul pavimento, trascinando con sé oggetti di cristallo e vasellame. Mark si rialza e si avvicina alla porta. Oltre la soglia vede il cadavere di un bandito, probabilmente appartenente alla banda degli Angelinos, a giudicare dallo stemma dipinto sulla schiena del suo giubbotto di pelle. Al suo fianco Mark trova le armi e il suo equipaggiamento. Un mitra, caricato con 18 colpi da 9 mm ed un pesante zaino che contiene una sega flessibile, una granata, una borraccia contenente 3 razioni d'acqua, una coperta piccola, bende, sulfamidici e antisettici sufficienti per 3 unità di pronto soccorso e un coltello. Dopo aver frugato nello zaino dell'avversario,
Mark ispeziona la cucina e trova parecchi oggetti interessanti. Un coltello da macellaio, un coltello seghettato e cibo in scatola sufficiente per 5 pasti. Prima di allontanarsi dalla cucina, Mark nasconde il cadavere del bandito in un frigorifero vuoto. Esce da un'uscita d'emergenza e sale velocemente una rampa di scale, da cui sbuca in un vicolo maleodorante sul retro dell'edificio. La presenza di Mark passa inosservata e riesce a sfuggire le poche pattuglie in servizio in questa zona. Mekong Mike ha concentrato la maggior parte dei suoi uomini nei settori centrali e settentrionali per dimostrare la sua superiorità numerica nei confronti di Mad Dog e soprattutto per tutelarsi. Mad Dog potrebbe bluffare e la sua vera intenzione potrebbe essere quella di impossessarsi dell'intera città. Mark continua a camminare verso nord. In giro ci sono sempre più banditi e deve rimanere nascosto per molto tempo dietro ai cumuli di macerie prima di riuscire ad arrivare nel centro del quartier generale. Sicuramente Kate si trova con Mad Dog. Mark non ha nessun dubbio a riguardo. E Mad Dog si trova dove è radunato il maggior numero dei suoi uomini. Solo verso mezzogiorno Mark riesce a intravedere la costruzione che domina il centro di San Angelo, il Reagan Memorial Stadium. Una folla tumultuosa di banditi e motociclisti è accalcata davanti all'entrata, dove due lunghi striscioni malconci sventrano sopra le loro teste. Sul primo Mark nota il simbolo dei Lions di Detroit, un'enorme testa di leone, mentre l'altro porta il simbolo degli Angelinos, un orrendo teschio di Longhorn, il bue dalle lunghe corna. Dal suo nascondiglio Mark riesce a sentire la conversazione di due Angelinos. Hai sentito? Nel pomeriggio ci sarà una grande gara motociclistica. Ah, e perché? Per festeggiare la nuova alleanza tra le due bande. Finalmente le sue supposizioni vengono confermate dalle parole dei banditi. Mad Dog si trova all'interno dello stadio, quindi Mark decide assolutamente di trovare un modo per entrare. Il ragazzo rimane ad osservare l'entrata per più di un'ora, finché riesce ad elaborare un piano. Si nasconderà in un camion di servizio che trasporta i pezzi di ricambio per le moto, nella speranza che debba entrare prima della corsa. L'attesa è molto lunga, ma finalmente, dopo parecchie ore, i cancelli dello stadio vengono aperti e la folla di banditi inizia ad entrare. Mark esce dal suo nascondiglio e si mescola in mezzo alla gente, camminando con molta disinvoltura lungo il viale che circonda lo stadio. La situazione è veramente pericolosa. Mark continua a camminare senza guardare nessuno in particolare per non attirare l'attenzione del prossimo, ma c'è un camion che lo ha particolarmente incuriosito e decide di avvicinarsi senza farsi notare. Il camion sta trainando un rimorchio con due potentissime moto nuove fiammanti. Sicuramente sono le moto dei due favoriti. Tra tutti i camion in sosta, Mark giurerebbe che questo entra di sicuro nello stadio. Si guarda attorno furtivamente. Non c'è nessuno. Salta sul rimorchio e si nasconde dietro a due enormi contenitori per il combustibile. Dopo alcuni minuti, Mark sente salire qualcuno nella cabina di guida ed accendere il motore. Con uno scossone il veicolo inizia a muoversi e il ragazzo intuisce che si sta dirigendo verso i cancelli dello stadio. Il camion continua il suo breve viaggio lungo il vialetto d'accesso e si ferma quasi subito. Con il fiato sospeso, Mark sente la porta del rimorchio aprirsi con un cigolio sinistro e intravede qualcuno salire. Mark trattiene il respiro e cerca di non muoverssi, mentre il bandito rovista rumorosamente in una scatola degli attrezzi vicinissima al nascondiglio di Mark. Sfortunatamente il posto è molto polveroso e uno starnuto tradisce la presenza di Mark all'interno del camion. Improvvisamente un bidone viene scostato ed un paio di mani nodose afferrano Mark per il giubbotto e lo alzano da terra. «Cosa stai combinando lì dietro?» È un energumeno, appartenente alla banda dei Lions. Il suo alito è la cosa più rivoltante che Mark abbia mai sentito. Stavi sabotando la moto, vero? Io? Io non sono un sabotatore! Risponde Mark allungando la mano verso la prima arma da corpo a corpo che riesce ad afferrare. Sono degli Angelinos e voglio vedere la gara. Dovrei pattugliare la zona meridionale, ma lì non succede mai nulla. Fammi entrare, amico! Mark stringe la mano attorno all'impugnatura dell'arma. Ma dietro al bandito vede qualcosa che lo convince a non attaccarlo. C'è una folla straripante che sta premendo all'entrata dello stadio
e si rende conto che sarebbe un grosso errore attirare l'attenzione proprio adesso. Cosa mi dai in cambio di un giro gratis e di un ottimo posto, amico? Mark prende in mano lo zaino e lo apre lentamente. Scegli! Lo invita, porgendogli lo zaino aperto. Il brutto ceffo afferra lo zaino con avidità e vuota il contenuto su un sedile. Mi tengo questi. Tieni pure il resto. Con un sorriso soddisfatto, il bandito intasca il bottino e rimonta al posto di guida. Avvia il motore, ma dopo pochi metri si ferma di nuovo. Ha parcheggiato il furgoncino accanto ad altre tre vetture, in una parte dello stadio che è stata trasformata in area di rifornimento. Mark smonta senza farsi vedere e si mescola in mezzo alla folla di meccanici e motociclisti, camminando lentamente verso una zona più tranquilla. Da un'ottima posizione sulle gradinate superiori, Mark osserva verso il basso i preparativi che si stanno svolgendo all'interno del campo. Un tempo in questo stadio si svolgevano eventi sportivi a livello internazionale, ma oggi viene ospitato un avvenimento sportivo di natura alquanto differente. La banda degli Angelinos ha proposto a quella dei Lions di far gareggiare i rispettivi quattro migliori uomini in una corsa motociclistica. Lo stadio ricorda un vecchio film, ambientato nell'antica Roma, che Mark ha visto quando era ragazzino. La gara di oggi vuole essere una sfida amichevole per festeggiare l'alleanza tra le due bande, ma è in gioco l'onore delle bande stesse, e Mark è sicuro che la competizione sarà condotta senza esclusione di colpi. Davanti a lui Mark vede la sala cronisti, costruita completamente in vetro. C'è qualcosa di strano che attira la sua attenzione. La porta d'accesso alla sala è presidiata da un manipolo di uomini armati fino ai denti. All'interno della sala, Mark riesce a distinguere cinque persone: quattro banditi ed una ragazza dai lunghi capelli biondi. Non riesce a vedere bene il suo volto, ma un tuffo al cuore gli dice che si tratta di lei, Kate Norton. La gara sta per cominciare. Lungo la linea di partenza vengono allineati otto motociclisti in sella alle rispettive moto. Alle urla di incitamento degli spettatori, i centauri rispondono con violente accelerate. Gli otto hanno lo sguardo fisso su un angelino piccolo e grasso, appollaiato su una torretta in mezzo alla pista. In mano tiene una bandiera a scacchi e quando con un ampio e solenne gesto del braccio la abbassa, le urla degli spettatori e il rumore delle moto diventano insopportabili. Sfruttando la confusione creata dalla gara, Mark si avvicina alla sala cronisti. Un lungo corridoio coperto conduce ad una scala d'acciaio presidiata da due banditi corpulenti, un angelino ed un Lion di Detroit. Mark alza lo sguardo ed in cima alle scale vede la porta d'accesso alla sala. Le urla e il fragore dei motori lo hanno aiutato fino a questo momento, ma la gara sta quasi terminando. Si rende conto che se vuole oltrepassare le due guardie e salvare Kate, deve farlo prima della fine della corsa. Alla sua sinistra Mark vede una porta aperta che conduce negli spogliatoi. Entra velocemente per evitare che le due guardie lo scoprano e prende una granata dallo zaino. Regola la detonazione a 4 secondi dopo il disinserimento della sicura, controlla di nuovo la posizione delle guardie e con un gesto veloce toglie la sicura e lancia la granata. L'esplosione è devastante e anche se si trova in una stanza riparata e lontana, lo spostamento d'aria lo scaraventa a terra senza fiato. Mark afferra un asciugamano per ripararsi la bocca e il naso dal fumo asfissiante e comincia a salire le scale dopo aver scavalcato i cadaveri dei suoi nemici. Ma la porta della sala cronisti sta per aprirsi. Mark sale gli ultimi scalini correndo e apre la porta con un violento calcio. Il bandito che stava uscendo per controllare l'origine dello scoppio viene scaraventato violentemente a terra. All'interno della sala cronisti ci sono due uomini seduti ad un tavolo, sul quale è distesa una grande carta geografica degli Stati Uniti. Uno indossa abiti coloratissimi, mentre l'altro è vestito di nero. Accanto a quest'ultimo, Mark vede un bandito muscoloso armato fino ai denti, e poco più in là, accovacciata in un angolo, la giovane Kate. Mark! Sicuramente ha dovuto sopportare le angherie del bestiale Mad Dog. Il suo volto è segnato dalla fatica e i numerosi lividi che Mark riesce a notare gli fanno perdere il lume della ragione. Per alcuni secondi la stanza sprofonda in un silenzio mortale, ma l'atmosfera d'attesa viene rotta da un ordine dell'uomo vestito di nero. Cosa aspetti? Uccidi questo stronzo!
La corpulenta guardia si gira verso Mark e gli si avventa contro impugnando un micidiale coltello da caccia. Il bandito urla selvaggiamente mentre alza il suo affilato coltello. Ormai è vicinissimo, ma Mark alza la canna della sua carabina per mirare e si prepara a sparare. La detonazione della carabina viene seguita dall'urlo disumano del bandito. Il proiettile gli ha squarciato il ventre e si conficca nel muro alle sue spalle. La guardia lascia cadere il coltello e, tenendosi stretta la ferita, stramazza al suolo priva di vita. Terrorizzati, gli altri due banditi impugnano le armi e si allontanano velocemente dal cadavere del loro amico. Mark li riconosce subito. Quello vestito con abiti vivaci deve essere Mekong Mike, con il suo inconfondibile bue cornuto tatuato sulla fronte. L'altro ha un ampio giubbotto di pelle nera ed è pronto a scommettere che è Mad Dog Michigan in persona. Mark lo aveva immaginato più giovane. È leggermente stempiato e comincia ad avere qualche capello bianco, ma nonostante l'età, Mark percepisce in lui una forte propensione al comando. Mark guarda per alcuni secondi negli occhi Mad Dog Michigan e capisce che il criminale non ha abbandonato affatto i suoi progetti di vendetta. Mekong Mike ha estratto la pistola, ma prima che Mark riesca a sparare lo colpisce al polso con la sua arma. Urla inferocito dal dolore e lascia cadere la beretta automatica. Mark è convinto di averlo disarmato, ma nota qualcosa scintillare nell'altra mano. Un pugnale. Il bandito cerca di colpire Mark al busto, ma con una mossa veloce e agile, Mark lo schiva. La sua reazione lo ha colto di sorpresa. E Mekong Mike sfrutta l'occasione, sferrando un potente pugno nella mascella di Mark. Mark risponde con un violento pugno nello stomaco ai danni di Mekong Mike, il quale si inchina per il dolore, e Mark Fulminio lo afferra per la nuca, sferrandogli una potente ginocchiata nel naso. Il bandito ruzzola a terra e dalla posizione supina in cui si trova riesce a sferrare un calcio negli stinchi di Mark. Mark afferra saldamente il suo coltello da caccia e lo conficca nella coscia di Mekong Mike. Mekong Mike si difende con una gomitata nella faccia di Mark. Poi con rapidità si leva il coltello dalla coscia e sferza l'aria, ferendo Mark al ventre. Ma la posizione di Mark è ancora favorevole, dato che Mekong Mike si trova ancora per terra. E come un giocatore di football che trasforma un touchdown, con una rincorsa di due passi, Mark sferra un poderoso calcio al mento di Mekong Mike. Nella caduta, Mekong Mike lascia il coltello, che vola per aria. Mark lo afferra al volo e atterra con la lama nel cuore di Mekong Mike. E proprio mentre sta portando il colpo decisivo, lo stadio esplode in un boato di fischi e urla. Ricky Riot, il migliore motociclista degli Angelinos, ha appena tagliato il traguardo vincendo la gara. Figlio di puttana! Maledisce Mekong Mike Mark per l'ultima volta, ma improvvisamente Mark nota qualcosa che lo fa rabbrividire. Mad Dog Michigan lo sta guardando dall'altra parte del tavolo su cui è distesa la carta geografica e borbotta qualcosa in una rice trasmittente. Abbiamo degli intrusi qui dentro. Subito dopo, con lo sguardo fisso, alza la pistola e si prepara a sparare. Ottima grinta, ragazzo. Mi avresti fatto comodo nella mia banda. Forse nella prossima vita. Addio, figlio di puttana. Sta per premere il grilletto quando Kate compare dal nulla alle sue spalle, sollevando uno sgabello con le mani tremanti. No! Bastardo! E con un colpo ben assestato lo mette fuori combattimento. Mark corre verso Kate e la stringe teneramente fra le braccia. Non speravo più di rivederti. E i due si scambiano un lunghissimo bacio. Il volto di Kate è provato e bagnato dalle lacrime. Mi avevano detto che eri morto. Shh, è tutto a posto adesso. Sono tornato apposta per te. Non ti avrei mai lasciata indietro. Un sinistro rumore di passi avverte i due che qualcuno si sta avvicinando. Prima di cadere svenuto, Mad Dog è riuscito a parlare via radio con i suoi uomini e li ha avvertiti della sua presenza all'interno della sala cronisti. In questo momento il corridoio brulica dei migliori uomini del suo servizio di sicurezza. Andiamocene presto! Esclama Kate correndo verso l'uscita di emergenza. Mark la segue, ma prima ripiega velocemente la carta geografica che i due banditi stavano studiando prima della sua irruzione e la infila in una tasca interna del giubbotto.
Il ragazzo corre cercando di raggiungere Kate all'altra estremità della passerella metallica, ma una raffica di mitra rimbalza contro la struttura a pochi centimetri dai suoi piedi. Il primo bandito è entrato nella sala. In pochi minuti i due si trovano in mezzo ad un torrente di fuoco e fuggire sembra veramente un'impresa ardua. Ah! Un proiettile perfora la gamba di Mark e un dolore lancinante gli paralizza il polpaccio destro. Mark stringe i denti e cerca di trascinarsi fino all'altra estremità della struttura metallica, da dove parte una scala che conduce nella parte inferiore dello stadio. Kate cerca di aiutarlo, ma la ferita sanguina molto e deve assolutamente fermarsi perché gli sembra di svenire. Fermati, Mark, ci penso io. Hai delle bende? Kate medica subito la ferita di Mark con bende disinfettante. Ecco, così dovrebbe andar bene. Andiamo, coraggio. L'ampio corridoio che stanno percorrendo è completamente deserto, ma l'eco dei passi che li insegue sta aumentando spaventosamente. Tra poco questo posto brulicherà di banditi scalmanati. Guarda, Mark! Una porta di servizio! Usciamo da lì! Mark non l'aveva notata a causa delle incrostazioni sulla parete. Potrebbe essere un ottimo nascondiglio, Kate! Non abbiamo un attimo da perdere! Apriamo subito quella porta! Dietro la porta Mark scopre un condotto per i cavi dell'impianto elettrico, sufficientemente largo per ospitarli entrambi. Mark entra per primo e poi fa entrare Kate chiudendo subito la porta. Il cunicolo è stretto e buio, ma Mark riesce a controllare la spiacevole sensazione di claustrofobia che gli attanaglia la gola quando sente le urla selvagge dei suoi inseguitori. La notizia della morte di Mekong Mike è stata riferita agli Angelinos e Mark sente urlare i loro agghiaccianti propositi di vendetta. L'unica via di salvezza è scendere le scale di servizio arrugginite sulle quali si trova assieme a Kate. Dopo una quarantina di gradini, i due raggiungono il fondo del condotto. Allungando un braccio, Mark riesce a sentire le pareti di un cunicolo che si snoda verso destra, ma è troppo buio per capire dove conduce, oppure cosa contiene. I due procedono lentamente lungo il cunicolo, completamente immersi nell'oscurità. Forse si sono persi e non riusciranno mai più a risalire in superficie. Ma dopo alcuni passi Mark vede una debole luce proveniente da una fessura nel soffitto. Mark stenta a credere ai suoi occhi. Nella penombra distingue la sagoma di una scala a pioli. Ora tocca a te decidere il destino di Mark e Kate. Cosa dovrebbero fare i due ragazzi? Salire la scala per esaminare il soffitto o decidere di non perdere tempo e proseguire lungo il cunicolo? Fai la tua scelta e scrivila in un commento sotto al video. Il destino di Mark e Kate verrà raccontato nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada.